Ora si China, come registrerà la probabilmente conferenza. sapete, diciamo, è localizzata fisicamente a Ningbo, quindi una città molto importante della Cina, vicino a Shanghai. Riccardo, se vuoi fare una breve introduzione, poi passiamo la parola a Yantinga. Bene, grazie Federico. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e buongiorno a chi ci ascolta da lontano anche, quindi all'amico Yanting e ai suoi colleghi della municipalità di Ningbo. È veramente un piacere oggi aprire questo incontro online. Che per poter proporre delle soluzioni, diciamo, trovare delle soluzioni innovative da poter proporre quindi al territorio cinese. E tutto questo è assolutamente coerente con la missione che ha il CSMT. CSMT è il polo tecnologico di Brescia e come tale ha proprio come missione quello di stimolare l'innovazione, fare trasferimento tecnologico. E per far questo chiaramente lo fa a stretto contatto con l'università, diciamo, principalmente l'università di Brescia, con la quale direi mai come in questo periodo siamo stati, diciamo, il rapporto è così forte e costruttivo. Sempre pensando alla Cina, mi viene in mente la partecipazione sempre promossa da Yanting e dalla municipalità di Ningbo del marzo del 2018, quando insieme al rettore Maurizio Tira, ai due professori, il professor Franco Docchio e Marina Pizzi, insieme ad altri, diciamo, anche professori e start-up, partecipammo al primo Fest China Ningbo Global Expert Summit, era marzo del 2018. Durante quell'occasione incontrammo i dirigenti della municipalità che ci invitarono già da allora a collaborare, a scambiarci idee, iniziative. Poi incontrammo anche il rettore dell'Università di Bo, quindi fu una missione molto molto importante. Detto questo, quindi, per dire, parlare a questo punto anche ai ricercatori presenti dell'università, che il CSMT questo ruolo lo sente forte, quindi è coerentemente lo stiamo portando avanti e pensiamo anche oggi, quindi, di poter dare il nostro contributo proprio a questa missione, cioè la missione di vedere di stimolare le idee e trovare, quindi far trovare a queste idee l'humus e l'habitat naturale oppure quello più idoneo a potersi sviluppare. E questo lo facciamo diciamo a campo aperto, che poi va semplicemente dall'area bresciana fino all'Italia, fino alla Cina. Quindi voglio dire, e su questo è un'occasione di poter guardare no, con prospettiva lunga e lontana, voglio dire, in modo tale da poter trovare e dare delle buone idee, delle buone chance e delle buone, diciamo, prospettive per il futuro. Quindi io direi, non ruberei altro tempo no, a Yanting, che così ci spiega meglio, ci porta meglio dentro alla proposta, in modo tale da valutarla tutti insieme. Grazie a tutti voi e buon lavoro. Grazie Riccardo, grazie a proposte, non ho ringraziato tutti i partecipanti, lo farò anche alla fine. Passerei subito la parola a Yanting per la sua presentazione. Prego Yanting. Ok, allora, innanzitutto grazie a tutti voi, ecco, per essere presenti in questa videoconference. Siamo qui oggi ritrovati insieme, ecco, per presentarvi, ecco, la situazione, ecco, riguardo al High Talents, ecco, le politiche, ecco, riguardo a High Talents di Ningbo. Ecco. Abbiamo qui oggi la presenza anche del vice direttore, ecco, del Mr. Qing, della Ningbo Heilun Technology Bureau, che spiegherà lui, ecco, quindi lui darà un saluto, poi interverrà un altro collega, ecco, Mr. Zhang Liang, che è Section Chef della sempre Ningbo Heilun Technology Bureau. Niente, ecco, lo spirito di questo conference serve veramente per poter avvicinare di più, ecco, quindi il mondo della ricerca, il mondo
dell'industria, ecco, tra l'Italia e la Cina. Ecco, siamo ancora in presenza, ecco, del coronavirus, ecco, che ci ha impedito di organizzare in maniera diversa, ecco, però insomma attraverso questo sistema, ecco, penso che possiamo dare possibilità comunque a ambo le parti di parlare. E innanzitutto, ecco, chiederei, ecco, al Vice Director, ecco, Mr. Hu, ecco, di fare un saluto, ecco, a tutti voi. Ecco. Eccoci. Onorevole Presidente Trichilo, signore e signori, buona sera, buon pomeriggio. Vabbè, in Italia è buongiorno, ecco. Grazie a tutti, ecco, oggi siamo contenti di essere qui, ecco, anche se c'è la presenza, ecco, della situazione dovuta al virus, ecco, siamo qui oggi per insieme parlare in videoconference. ESG中心在我们这里都已经5年，这个我到这个中心去了已经好几次。中心已经融入到北仑的科技发展，产业融合，这个创新支撑，人才引进培育这方面起了巨大的作用。这个中心已经实际上已经成为我们北仑经济社会发展里面很重要的一个这个创新支撑载体。 Anche se siamo molto distanti, perché noi siamo in Cina, voi siete in Italia, però insomma mi sento molto vicino, ecco, vicino alla vostra realtà e alla realtà, ecco, anche del CSMT, ecco, perché CSMT che ha istituito questa sua sede in Cina, ecco, quindi già da 5 anni, ecco, da 5 anni a questa parte, ecco, attraverso questa piattaforma noi abbiamo potuto, ecco, quindi vivere, ecco, quindi un'esperienza, diciamo, delle collaborazioni insieme, ecco, con l'Italia. Ecco, io vado spesso anche in visita, ecco, al CSMT China, ecco, quindi questo mi ha permesso, ecco, di conoscere meglio di più, ecco, tutte le varie realtà italiane. Quindi sia alla sede del CSMT, ma anche quando vado in visita presso le aziende, ecco, vedo spesso, ecco, delle presenze, ecco, italiane, ecco, quindi questo mi rafforza, ecco, quindi mi rende molto felice, ecco, il fatto di vedere anche qui, ecco, una presenza, ecco, costante italiana. 所以这个在这里也代表我们北仑区政府，代表北仑区科技卷，也代表宁波海外工程师协同创新驱动中心，这个像主席先生以及在座的朋友们致以诚挚的问候，祝大家这个身体健康，万事如意。 Quindi innanzitutto, ecco, a nome della nostra amministrazione, a nome del mio assessorato del Ningbo Beilun Technology Bureau e anche a nome del Ningbo High End Equipment Global Expert Synergy Innovation Center, ecco, do un caloroso benvenuto a tutti voi.来过这个宁波，来过北仑，所以对我们北仑应该有所了解。北仑是一个港口城市，更是一个工业的城市，这个产业非常发达，所以是我们长三角先进制造这个业的一个重要的集群区。这几年来，北仑积极融入国家“一带一路”发展战略，这个依靠港口。 开放优势，基本形成了临港这个大产业。
Così come lei, Presidente Trichilo, e anche altri colleghi del CSMT e esperti italiani, ecco, siete venuti ecco, in Ningbo e anche a Belun. Così come voi sapete, ecco, negli ultimi anni, ecco, quindi Ningbo sta entrando ecco, in tutta la politica di sviluppo, ecco, quindi sulla advanced manufacturing ecco, della Cina, ecco, della delta del fiume Azzurro, ecco. E in questi anni, ecco, quindi Ningbo è entrata a tutti gli effetti, ecco, quindi nella politica di sviluppo, ecco, della One Belt, One Road, e quindi sviluppando, grazie proprio alla presenza, ecco, del porto, grazie alle politiche di apertura e grazie anche al tessuto industriale, no? Quindi si è sviluppato maggiormente ecco, quindi le attività ecco, quindi di porto, le attività sulle nuove tecnologie per la produzione e sui nuovi servizi. Ecco, quindi negli ultimi anni, ecco, anche Ningbo Beilun, ecco, quindi sta portando avanti la politica, ecco, quindi della incentrata ecco, sui giovani, ecco, la politica incentrata sulla digital e sul, diciamo, la bellezza, bellezza intesa, ecco, quindi una città, ecco, quindi bella, ecco. Quindi attraverso queste tre politiche, ecco, quindi sta cercando di creare tutto un sistema per far sì che il Ningbo Beilun possa diventare veramente un arbol non solo per le attività economiche, ma può essere anche un ottimo arbol per la vita, no? Quindi per la vita quotidiana, ecco, e creare anche una società di tipo internazionale, ecco, per far sì che ci possa essere questo nuovo sviluppo, ecco, per il Ningbo Beilun. 今年三月底，学习运主席也参加了今天这个4天的考察。这个第一天首选宁波北仑，进行考察。这些考察了我们的模具产业园，这个对宁北仑的这个产业发展创新发展，人才引进，这个提科技创新，提出了这个新的要求。所以这些我们都在落实，这个决定民主席的这个要求，这个人才都动了起来，就围绕产业创新升级，发展港口产业、港口经济，这个都在这个实行动。 A fine marzo di quest'anno, ecco, il presidente Xi Jinping, nelle sue 4 giornate di visita, ecco, nello Zhejiang, ha fatto proprio come prima tappa, ecco, Ningbo Beilun, ha visitato, ecco, il nostro porto, ecco, di Beilun, ha visitato il distretto, ecco, sui stampi, stampi inteso come die casting, e poi ha incentivato, ecco, ha incoraggiato, ecco, il tessuto imprenditoriale, ecco, quindi anche l'amministrazione, ecco, nostra per sviluppare, ecco, maggiormente, ecco, quindi le politiche, ecco, quindi economiche, le politiche, ecco, quindi industriali, le politiche anche sui talenti, ecco. Quindi noi stiamo ricevendo, ecco, quindi queste direttive, stiamo lavorando in questo senso, ecco, per poter far sì che il futuro, no, della nostra città possa essere maggiormente, ecco, quindi internazionale, ecco, quindi rispondere maggiormente a quanto detto, ecco, dal presidente Xi Jinping. 这其中更需要我们的
E per poter fare questo noi abbiamo fortemente bisogno delle idee innovative, dei talenti innovativi, anche delle tecnologie innovative. In questo grande contesto si inquadra, ecco, proprio la presenza, ecco, del CSMT, ecco, China, ecco, quindi che può essere veramente la piattaforma giusta per creare questo ponte, ecco, tra Italia e Ningbo, Beilun, per far sì che ci sia questo reale scambio e sviluppo, ecco, assieme, per poter, ecco, quindi creare un maggiore sviluppo, ecco, così come prospettato, ecco, dal presidente, ecco, Xi Jinping. 我们这这最近就撤退了，对原有的海外工程师这个支持政策做了大幅的这个优惠的支持政策。那么也这个建立了全省这个第一个海外高端装备领域的海外工程师这个协同创新这个大楼，我们今天在这里面就这个大楼里面就变成我们海外工程师在宁波北仑的一个协同创新的一个中心，也是一个自己的一个家园。OK, infatti per fare questo noi abbiamo, ecco, quindi creato anche un sistema di incentivo, ecco, per far sì che questo possa accadere, possa essere possibile. Quindi noi, sulla base delle vecchie politiche di incentivo che avevamo, stiamo implementando, ecco, quindi maggiori, sostegni, aiuti, quindi in questo senso. Infatti anche nella sede dove siamo oggi adesso, alla Ningbo High End Equipment Global System Expert Innovation Center, ha proprio questa idea, ha proprio questo compito, quindi di supportare, di creare maggiore, sostegno, diciamo, a tutte quelle iniziative, quindi internazionali. 我们下午期待着与意大利 CSMT 中心开展这个如下的这个创新深化的协合作。第一个，在原有基础上，怎么样一个对现有的平台，怎么样一个提升，怎么样一个深化？ Quindi di seguito come, diciamo, portare avanti e rafforzare il nostro sistema di cooperazione. Quindi come primo punto, come rafforzare il sistema attuale che abbiamo, ecco, costruito, ecco, quindi lui si riferisce al sistema che, diciamo, CSMT ha già fatto con la Cina. Il secondo aspetto riguarda, ecco, quindi l'attività da fare, la tipologia di attività, l'industria, ecco. Quindi in base alla situazione dello sviluppo economico industriale, ecco, di Ningbo, Beilun, ecco, cosa può fare le aziende italiane, i talenti italiani, gli esperti italiani? 比如说，我们宁波北仑里面最主要的产业是磷光石化产。磷光石化产业里面，我们现有的产业里面都是粗中介的石化产品。怎么样通过我们技术支撑，意大利合作技术支撑，
Ad esempio, ecco, una delle attività molto importanti per Ningbo Beilu sta diventando proprio la chimica, no? La chimica di porto legato al petrochimico, ecco. Quindi per quanto riguarda il settore del petrochimico, ecco, quindi noi oggi a Ningbo si produce, diciamo, un materiale intermedio, ecco, un materiale ancora, diciamo, medio, come attraverso la collaborazione, ecco, con realtà italiane, con italiani, ecco, quindi creare, ecco, una produzione, ecco, di materiale, ecco, quindi petrolchimico, ecco, più fine, ecco, quindi più raffinato. 这个产业是我们宁波北仑里面最大的一个突出，它的价值链、创新链、产业链没有得到有效的延伸。这个方面，如果能够通过我们意大利这个技术和创新人才的深入的合作，能够真正的让它的这个价值链、创新链、产业链得到延伸。 Questo è veramente un punto, diciamo, di dolore per Ningbo Beilun, perché all'interno di questa attività noi finora non abbiamo mai saputo sviluppare la catena del suo valore, la catena, ecco, dell'innovazione e la catena industriale. Se attraverso la collaborazione con l'Italia riusciamo a creare collaborazioni e soluzioni e sviluppo in questa attività, penso che ci saranno sviluppi, diciamo, con crescita esponenziale.这一块压缩模产业里面全整个这个中国大陆里面，我们这个压缩模产业是最大的一个集成产业。这个高装备产业，整个的我们全部也是排在前五名的，这个是一个集成的产业。那么最缺失的是什么？一个装备产业里面如何自动化的问题，包括新材料如何怎么样一个改进的问题。那么这个 模具产业里面，什么样一个核心产业里面的一个产业链的一个大通问题，包括就是最后的一个汽车零部件产业里面轻量化等等很多技术的，如何能够让意大利包括欧洲的一个先进的一个技术能够跟我们对接。 Poi oltre al settore petrochimico abbiamo l'altro settore molto importante che è die casting. Il die casting, perché Ningbo Beilun è assolutamente uno dei poli nazionali, settore del die casting. E poi c'è l'altro settore, ecco, dei equipment, inteso gli impianti e strumenti, ecco, è sempre un altro settore molto importante, ecco. In questi settori noi ci aspettiamo veramente un'ampia collaborazione, coinvolgimento, ecco, della comunità internazionale, in questo caso italiana, dove c'è possibilità veramente di grande sviluppo, ampio sviluppo per ambo le parti. Allora, 某个领域的这个新材料、新技术、这个创新中心，这个是一个模式。我们去年正在这个出一些政策，做一些支持。那么还有一个合作的东西，这个北仑，宁波北仑这个民企也非常多。那么现在国家呢又推出上市的一个注册制的一个政策，还有科创板的政策。现在这个很多企业都想 朝这个上市这一块，朝资本市场这一块，那么它多出来的一些模头项目，确实是北仑企业去说的，就是我们需要技术，需要人才。E come meglio creare la collaborazione industriale, no? La collaborazione industriale
deve passare attraverso le aziende, no? Quindi oggi a Ningbo Weilun c'è una grande quantità, numero di aziende che oggi vogliono collaborare a livello internazionale, ecco, per crescere, per migliorarsi. E soprattutto oggi la Cina ha fatto una nuova politica sulla della quotazione in borsa, sulla IPO, sulla Initial Public Offering, ecco. Quindi oggi tante aziende di Ningbo Weilun si quoteranno in borsa, perché c'è un nuovo sistema, ecco, quindi di registrazione che gli permette di poter fare questo. E nel momento in cui un'azienda, ecco, arriva a fare questo, deve per forza investire, ecco, quindi in sviluppo, ricerca, ecco, quindi per crescere di più. Quindi da questo punto di vista, ecco, queste aziende sono ben contente, ecco, quindi di creare dei contenitori, no, piattaforme insieme a noi, ecco, per diciamo ospitare, per sviluppare, ecco, quindi programmi di ricerca, ecco, quindi a livello sia tecnologico e che a livello sui materiali, eccetera. 两三年之后就在创新板，创了一个创板，或者深圳的创业板，就把它可以上市了。这个公司早通知了，所以这些北京的现在我的很多产业的一些公司都在向往着一种新的跟海外的技术能在新的一种合作的一个模式，这是很好的一个机遇。Quindi ecco, vi confermo ancora una volta, ecco, quindi c'è un numero importante di aziende che oggi vogliono fare questo, perché così facendo, ecco, quindi loro hanno maggiore possibilità di sviluppo e di quotarsi in borsa. Questa è una situazione, ecco, importante. Poi il secondo aspetto, ecco, quindi come rafforzare il sistema di collaborazione, la piattaforma che noi abbiamo già costruito. Ecco, quindi questo sarà possibile, cioè è nostro interesse implementare, creare maggiore, ecco, collaborazione, ecco, quindi su questa piattaforma, sia a livello di talenti che a livello di programmi, di tecnologia, eccetera. Quindi oggi noi siamo ancora in presenza, ecco, del coronavirus, ecco, del Covid-19, ecco, quindi non ci permette ancora di viaggiare, ecco. Io spero veramente, ecco, che questa cosa passi velocemente e nel prossimo futuro, ecco, voi possiate, ecco, venire in Ningbo Weilun e possiamo accompagnarvi in visita, ecco, nelle aziende, possiamo parlare da vicino, possiamo creare, ecco, parlare da vicino insieme, ecco, sul un nostro sistema, ecco, di collaborazione, ecco, migliore per il prossimo futuro, ecco. Grazie veramente ancora, ecco, per la vostra attenzione e quindi auguro veramente lavoro a tutti. Allora, di seguito, ci saluta, ecco, il vice assessore, vice direttore.
della Ningbo Heilun Technology Bureau, ecco. Ah, sì, sì, sì. Grazie. Okay. Salutiamo, salutiamo. Dice, vi aspetto, benvenuto a Ningbo, ecco. Vi aspetto a Ningbo, ok. Ah, sì, sì. Allora, di seguito invitiamo il Mr. Zhang Liang, il Section Chef del Ningbo Heilun Technology Bureau. A lui ci illustra meglio, ecco, le politiche, ecco, quindi del sviluppo, ecco, quindi dell'amministrazione, ecco, quindi a supporto per diciamo i progetti, per i talenti, eccetera. Ceci. Prego. 尊敬的特大楼主席，Onorevole Presidente Trichilo. 刚才我们布局也说了，就是说我们为了大力引进培养海外工程师，我们去出台了一系列的政策，是那个提供了很多的优惠条件，优惠支持。 Così come detto già dal nostro assessore, quindi per meglio supportare, ecco, questi programmi di cooperazione, noi abbiamo emanato, ecco, quindi un buon numero di nuove decreti e nuove leggi, ecco, quindi a supporto di questi programmi. 下面呢，就由我来向各位介绍一下我们这个关于进一步加大海外工程师引进培养实施意见的相关的一些内容。 Di seguito, ecco, quindi io ho il compito di illustrarvi, ecco, le politiche, ecco, quindi incentivo e di attuazione, ecco, sui programmi, ecco, di introduzione dei talenti, ecco, dall'estero. Durante la mia introduzione, se ci sono delle domande, ecco, sono ben felice, ecco, di rispondervi. La nostra politica di incentivo, ecco, quindi ha un ampio raggio spettro, ecco, quindi riservato a tutto un sistema, ecco, di high talents, ecco, quindi a partire, ecco, quindi dai che in Cina chiamano scienziati di Stato, ecco, insomma in Italia sarebbe i membri, ecco, del CNR, oppure insomma il premiati Nobel, eccetera. 我们可以全职引进或者是柔性引进都可以，全职引进我们的是要求是一年可能有半年时间在别人这边工作。 Noi speriamo di poter introdurre, ecco, persone che possono sia lavorare a tempo pieno e a tempo oppure a tempo parziale. Il nostro concetto del tempo pieno vuol dire, ecco, quindi la possibilità di poter lavorare 6 mesi in Ningbo Heilun, oppure diciamo un sistema part-time, ecco, part-time magari insomma 2 mesi all'anno, ecco, se possibile, ecco, quindi la loro presenza, ecco, quindi a Ningbo Heilun. La introduzione sarà guidata, no? Supportata, ecco, proprio da questo centro dove siamo adesso, che si chiama Ningbo High-End Equipment Global Expert Synergy Innovation Center, ecco, quindi che fa da supporto, ecco, per le politiche di introduzione. Per tutti i high talents che noi introduciamo, noi possiamo riservare per ogni persona un rimborso spesa, un salario mensile, ecco, di 50.000 RMB al mese, quindi tradotto in euro sarebbero circa 6.500 euro al mese.
那么如果是全职引进的，那么我们会最高给予是100万元；如果是柔性引进的，我们最高给予的是30万元。 Quindi questo per il tempo di permanenza che uno risiede in Cina, no? Quindi il che vuol dire chi rimane 6 mesi in Cina, noi abbiamo possibilità di pagare fino a 1 milione di renminbi, chi rimane diciamo per meno mesi ecco, abbiamo possibilità di pagare fino a 300.000 renminbi. Le cifre che ho appena comunicato sono riservate a persone di top level, mentre diciamo per ingegneri che hanno il titolo comunque di dottorato di ricerca, di PhD, noi riserviamo ecco, ogni mese ecco, 30.000 RMB, ecco, quindi come supporto. Quindi il che tradotto vuol dire coloro che lavorano a tempo pieno, vuol dire 6 mesi, ecco, quindi possiamo pagare fino a 500.000 RMB e poi per diciamo coloro che sono introdotti a livello parziale, part time, ecco 150.000 RMB. Quindi ecco sì, c'è la possibilità di scelta, no? Quindi per la persona ecco se fare un discorso di tempo pieno oppure un tempo parziale. 另外的话，我们对于我们北仑区的企业和科研机构引进海外工程师，我们可以有年薪资助。 Poi per quanto riguarda ecco, le ingegneri no, che vanno a lavorare presso le aziende, no? Quindi anche qui noi abbiamo possibilità di incentivo. 基本上是这样的，就是我们企业如果给海外工程师年薪多少，我们一般是市里面会资助20%，区里面也会资助20%。 Questo calcolo viene fatto in questo modo, ecco, in base allo stipendio che l'azienda paga al High Talents, ecco, quindi il 20% di questo importo ecco, viene erogato, pagato dall'amministrazione, il 20% ecco, quindi dall'amministrazione distrettuale. Ecco, questo però a beneficio dell'azienda. 不过这当然的话，就是对这个年薪的额度啦，市里面会有一个要求，一般会要求可能两年内，两年是要大于50万元要求。Quindi questo vabbè c'è un vincolo, il vincolo che la deve essere almeno 500.000 RMB in 2 anni, il che vuol dire ecco l'amministrazione premia ecco le aziende che pagano di più. 这个其实我们是来支持企业，能够更好的引进我们的海外工程师。Questo è una politica a beneficio delle aziende, ecco, che siano incentivate di più ad chiamare, ecco, quindi ingegneri ecco, dall'estero. 另外一句话，如果我们企业自己自主引进的海外工程师申报入选，我们国家是人才计划的。 E poi anche per le aziende che hanno ottenuto l'attribuzione no? Di come centro ecco, quindi dei talents a livello nazionale, a livello provinciale o a livello della municipalità abbiamo incentivi anche a riguardo. 第三个我们是就是加大对理财机构的支持。 E poi abbiamo anche il supporto per le piattaforme che incentivano, che introducono i talenti. 我们对于入驻我们协同创业中心的理财机构,
按照他的一些工作的贡献，会分别给予每年20万元、50万元、80万元的一个理财工作扶持。 Quindi anche per diciamo le piattaforme che introducono talenti eccetera, noi comunque riserviamo tre step di contributi, ecco, quindi da 200.000 a 500.000 a 800.000 RMB all'anno. 如果隐藏机构为我们区内企业、科研机构全职和柔性引进人才的，我们分别给予隐藏机构每人每个隐进人才是60万元和10万元的隐藏奖励。 Quindi anche nel momento in cui ecco, c'è l'introduzione ecco, dei top talents dall'estero, ecco, quindi nel momento in cui ecco, c'è, inizia questa collaborazione c'è un beneficio, ecco, un incentivo ecco, di 600.000 e di 100.000 RMB. E poi nel momento in cui questo talent introdotto ecco, a livello ecco, quindi, che lavora nell'azienda però poi riesce ad accreditarsi come talento a livello nazionale, provinciale, municipale eccetera, ci sono altri supporti ecco, quindi da 600.000 a 300.000, 100.000 RMB. 所以说这一块工作的话，我们就是意大利 CSMT 完全可以来承接这方面的工作，作为我们理财机构获得我们的一些奖励、理财奖励。Quindi insomma anche questo per incentivare, per supportare, ecco, quindi anche eventualmente ecco CSMT Italia eccetera, ecco per maggiore ecco quindi sviluppo, maggiore collaborazione in questo senso. 第二个是，第二大块我们是对于项目的培育的扶持，其中第四条是我们去对加大影视创新项目扶持，我们对于入选国家省市国外治理项目资助的，我们给予一笔的配套扶持。Poi illustro un attimo gli incentivi ai programmi, ecco, quindi forse l'aspetto che mi interessa di più, per i programmi che si accreditano a livello nazionale, noi diamo il supporto uno a uno. L'investimento del programma accettato a livello nazionale è 600, l'amministrazione supporta 100. 这里我解释一下啊，就是我们每年都会申报一些国家省市的国外治理项目。这个国外治理项目其实就是我们外国专家、海外工程师跟我们企业合作的这些项目。那么国家省市会给予一些配套扶持，会给予一些扶持。那么我们本人就行一笔一的配套。Questo illustro meglio perché ogni anno ecco, a livello sia nazionale che a livello locale ecco, fanno tanti programmi, no? Quindi vagliano tanti programmi e nel momento in cui il programma ecco, quindi viene accreditato ecco, a livello nazionale o provinciale, ecco, quindi l'amministrazione ecco, quindi introduce ecco, quindi supporta ecco, quindi di pari livello uno a uno ecco, quindi il finanziamento. Non sento nulla ancora, funziona? Scusa un attimo, sì. Riccardo, che c'è un problema di audio. Ah, ok. Yantinga, non sentiamo più. Yantinga, si è disattivato l'audio. Eh? Connessione audio, infatti, non attiva, mi dice. Sì, possiamo riattaccare in remoto? Cioè puoi chiamate no. Yanting.
vediamo. Ecco, quindi sulle persone. Okay. Yanting, perdonaci, ti abbiamo perso per qualche minuto, ti avviso, si era disattivato. Si era disattivato il vostro audio. Ah, tu hai avuto mancanza, passo, ok, io... magari riprendi la traduzione, l'ultima traduzione. Ok, ok. Ok, quindi per quanto riguarda, diciamo, il beneficio alle piattaforme, l'introduzione, lì, fino a lì sì. Magari, diciamo, è sulla parte sul progetto. L'ultimo minuto, si è perso l'ultimo minuto, per cui quando ha girato la testa parlava con te e non so perché si è staccato il microfono. L'ultimo pezzo riguarda il fatto della programmi sviluppati tra azienda e high talent. In questi programmi ogni anno, ecco, c'è una selezione a livello nazionale, provinciale e della municipalità. E ogni progetto che è accreditato, che viene accreditato, allora viene diciamo premiato, no? Viene premiato dall'amministrazione, ecco, quindi c'è uno a uno, ecco. Però di solito si dice l'importo che va a beneficio, ecco, del high talent, diciamo siamo intorno ai 300-400 mila RMB. 如果说我们海外工程师、外国专家跟我们北仑举一些合作，进行一些技术攻坚和成果转化项目，那么我们会按照北仑企业的这个项目的实际投入额，给予不超过他投入额的 50%， 最高 100万元 的扶持。 E poi abbiamo un'altra politica di sostegno che riguarda, diciamo, i progetti, diciamo, che sono già investiti, no? Degli investimenti, ecco, in progetti, in programmi. Per quanto riguarda questi progetti che sono già in essere, ecco, quindi se vengono accreditati eccetera, ecco, quindi c'è il premio, il sostegno al progetto, ecco, quindi parliamo del 50% del investito, però per un massimo non oltre 1 milione di RMB di sostegno. Quindi tutti questi incentivi che poi vanno anche a beneficio del talent internazionale, no? Naturalmente. Poi il numero 5 riguarda, ecco, quindi la politiche di sostegno, no? Quindi per quelle iniziative, ecco, quindi di tipo imprenditoriale, però legato a talents, no? Quindi nel caso in cui, ecco, uno viene quindi a Ningbo Beilun, ecco, quindi presenta un progetto eccetera, ecco, quindi noi possiamo sostenere, ecco, diciamo una tantum, ecco, quindi una volta, ecco, quindi 300.000 RMB. Poi abbiamo delle politiche di incentivo, ecco, riservate al piattaforme, no? Quindi piattaforme di raggruppamento eccetera, quindi al massimo riusciamo ad incentivare 2
milioni di RMB, ecco, quindi a beneficio loro. 那么另外对于我们海外工程师协同创业中心引进的高端治理平台，这个平台就是像我们比如像意大利CSMT中心一样，就是按照他们对区域人才工作贡献，我们会给予每年最高300万元的一个创业扶持，一般会是三年，那么有特殊贡献可以延长为5年。 Poi sì, abbiamo comunque un supporto anche per quelle piattaforme che introducono quindi talenti eccetera, che riescono, ecco, quindi a dare un contributo effettivo, ecco, quindi alla nostra municipalità, al nostro distretto, ecco, quindi abbiamo una politica incentrata sui 3, ecco, 5 anni. Ecco. 就是说海外工程师在创新创业大赛中获奖的，我们会给予扶持，给予一些奖励。对海外工程师获评我们国家有一奖，浙江省西部奖，不是茶花奖荣誉的，我们会分别给予海外工程师个人一些奖励。 Poi abbiamo degli incentivi riservati, diciamo, al personale internazionale, ecco, ai esperti internazionali che ottengono anche premi. Onorificenze, perché c'è il Friendship Award, ecco, quindi a livello nazionale, c'è Westlake a livello della provincia e poi c'è la Camellia Award, ecco, che è della, di Ningbo, ecco, quindi anche a questi premi, ecco, noi diamo delle, dei premi. 都会提供相应的一些服务和扶持。Poi abbiamo anche la delle politiche a incentivo per garantire, ecco, quindi la vita, no? Quindi noi abbiamo delle politiche che supportano, per esempio, la visita medica, no? Quindi se uno viene ha bisogno di fare visita medica, o piuttosto uno ha dei familiari, dei figli che devono andare a scuola, quindi scuole internazionali, eccetera. 这是我们大致的我们海外工程师的已经政策。我另外要就再讲一个，就是我们目前浙江省已经开始了我们那个浙江省级的人才计划的一个申请。如果有合适的外国专家，我们可以跟一些合作，可以为他申请这方面的项目。Quindi quello che ho detto finora sono alcune politiche, no? Quindi di sostegno per i talenti, eccetera. E di seguito vorrei introdurre brevemente, ecco, una politica, ecco, a livello provinciale, ecco, di tutta la provincia dello Zhejiang. Ecco, quindi se c'è interesse da parte vostra, ecco, quindi si può, uno può presentare l'application, eccetera. 有根据情况，浙江省有50万到100万的扶持，宁波也有相应的进行扶持。Nel momento in cui un progetto viene accreditato a livello, ecco, della provincia del Zhejiang, ecco, quindi c'è un premio, ecco, quindi da di due categorie, ecco, 500.000 e 1 milione di RMB a livello provinciale. Lo stesso importo viene erogato anche a livello della municipalità. Quindi se voi siete d'accordo, ecco, se siete interessati, ecco, potete, ecco, quindi inviare, ecco, un vostro CV, no? Dei vostri dati, di modo che noi possiamo vagliare un attimo. Nel momento in cui un profilo, nel momento in cui riceviamo questi CV, noi facciamo tutta un'analisi, confronto con le esigenze delle aziende locali. E nel momento in cui, diciamo, c'è
questa intesa, no? Cioè si trova, ecco, quindi l'azienda giusta per il talento giusto, ecco, noi possiamo aiutarvi a fare tutta l'application, eccetera. Ok, allora la mia presentazione, ecco, quindi più o meno termina qui, ecco, quindi se ci sono delle domande, ecco, sono ben felice di rispondervi. Grazie, grazie Yanting. Direi che, diciamo, penso che sia abbastanza chiara in linea di massima come funziona il meccanismo. Poi magari tu ci potrai inoltrare una tabella riassuntiva, in modo che la possiamo poi diffondere eventualmente per interessati. Anche per la raccolta delle manifestazioni di interesse e delle eventuali domande, fate capo a CSMT in modo che noi possiamo coordinarle e trasmetterle poi a Yanting e a sua volta all'amministrazione per l'esame e la valutazione. OK, 他说感谢那个中方的这个介绍，然后呢，他刚才也在讲，所有的一些感兴趣的人会把他们的这些CV发到 CSMT， 然后 CSMT 发过来。OK，grazie a voi. Ecco, se ci sono delle domande, ecco, quindi a disposizione. E comunque per convocare questo webinar è stato mandato anche due documenti, no? Su quei due documenti, sì, può leggere già gran parte delle politiche, eccetera. Oggi l'intervento, ecco, da parte dell'assessore Hu e del section chief Zhang ha voluto, diciamo, entrare nello specifico su alcuni aspetti, ma la municipalità, ecco, di Ningbo, ecco, Beilun in generale, comunque, insomma, esprime sicuramente una grande apertura, ecco, nei confronti, ecco, dell'Italia, e grazie anche alla piattaforma CSMT, ecco, quindi all'università, ecco, quindi insomma, io penso che possiamo veramente creare un sistema a beneficio, ecco, dei giovani, ecco, dei giovani talenti italiani che vogliono lavorare con la Cina, e anche le aziende italiane che vogliono lavorare con la Cina. Ecco, c'è una domanda relativamente ai termini e alle tempistiche, cioè che tipo di finestra temporale c'è per questa, per fare le application per questa iniziativa e poi per avere la delibera, diciamo, per poter cominciarle eventualmente in caso venga approvata. Ok, sarebbe preferibile entro la prima settimana, entro i primi 10 giorni di giugno, perché il bando scade a fine giugno. Però nel momento in cui noi riceviamo tutte le CV dobbiamo fare tutto un lavoro di selezione e ricerca delle aziende. Ecco, quindi insomma c'è bisogno di tempo. Quindi le persone che si interessano, sarebbe opportuno, ecco, mandare il CV al CSMT, diciamo entro il 10, dai, di giugno. Ok, sì, questa è un'informazione importante. Licia, ti prego, purtroppo i tempi sono un po', siamo andati un po' lunghi con i webinar e quindi... come sai, anche per la situazione, diciamo, generale, insomma, legata al virus, cercheremo di recuperare, vediamo cosa riusciamo a raccogliere in 10 giorni, lì c'è con i nostri mezzi poi di fondi anche partecipanti. Sì, esatto. Ed eventualmente faremo anche una ulteriore newsletter, una mail dedicata ai ricercatori, alle persone che noi abbiamo una mailing list specifica, in modo, anche se non hanno partecipato al webinar, in modo da dargli questa scheda sintetica e invogliarli, diciamo, a fare un'application nei termini che abbiamo detto. Ecco, se c'è qualcuno che vuole fare domande anche in diretta, visto il numero partecipanti ridotto, può anche inserire il microfono e, diciamo, esprimersi direttamente. Siamo una quindicina. Buongiorno, innanzitutto grazie a tutti, sono Paola Ginestra, grazie per l'organizzazione del webinar. Volevo solo sapere, nel caso di manifestazione di interesse, a chi mandare, chi fa capo al CSMT per la raccolta del CV, grazie.
Ecco, potete mandarle direttamente a me, poi penso io a smistarlo con il marketing e coordinarmi con Yanting. Quindi la mia mail ve la scrivo nella chat, è Grazie. p.cancarini@csmt.it. E mandiamo anche i documenti che sono stati segnati nella lista per gli Innovative Talents, quindi Direi, una visto la raccolta. brevità, cioè l'idea era quella di fare uno screening preliminare, ma visto la brevità dei termini, sarebbe meglio raccogliere più documenti possibili direttamente con Ok, l'application. perfetto, grazie. Grazie Paola. Buongiorno, sono Centini. Prima di tutto, grazie per l'organizzazione del webinar. Io ho una domanda perché adesso sono il dottorando di terzo anno e poi ho visto che c'è una richiesta dicendo che bisogna avere titolo di dottorato, quindi volevo sapere se è possibile anche fare l'applicazione senza avere titolo di dottorato, perché io il tempo di laurea sarebbe a fine di quest'anno. Vediamo. Allora, penso di poter rispondere io a questa domanda. È richiesto il dottorato di ricerca, il PhD. Senza PhD, insomma, non si può, non possiamo, inoltrare, ecco, l'application. Ok, grazie. Yanting, ma l'application può essere fatta anche da un team di persone in cui ci sia un dottorato, un dottorando, cioè un dottorato e dei dottorandi? Giusto, sì, ottima domanda. In questo caso sì. Diciamo, il capo deve essere per forza, diciamo, deve avere il titolo di PhD oppure essere professore associato o professore ordinario, oppure essere membro del CNR. Ecco, per cui, signor Ting, se lei riesce a trovare un team in cui lei fa parte e c'è una persona che come leader ha le caratteristiche, potreste provare a fare un'application. Ok. Chiaro, grazie mille. Grazie a lei. Grazie a lei. Ecco, se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti i partecipanti. Auspico tra l'altro anche con gli antichi questa soluzione dei webinar direttamente, vista anche la distanza con la Cina, avere dei contatti diretti con la controparte e poter avere un processo veloce di domande e risposte, penso sia molto produttivo. Quindi auspico che anche in futuro organizziamo regolarmente questi webinar di, diciamo, sincronizzazione tra le attività Italia e Cina e proposizione, diciamo, alle nostre territorio di quelle che possono essere le iniziative. Riccardo, vuoi Se salutare anche posso, tu? Sì? Federico? Prego. Federico? Sì, prego, ti stiamo Eh ascoltando. no, ti dicevo, se posso, siccome ho ascoltato con interesse tutto quello che è stato detto, volevo intanto, rivolgendomi agli italiani, dare una testimonianza che è quella per aver visitato Ningbo, aver visto la realtà, intanto una testimonianza, non è solo il porto più grande al mondo, e questo già basterebbe, ma indubbiamente è un ambiente molto dinamico. Avevamo parlato più volte anche con i dirigenti della municipalità che ci avevano proprio anticipato questa loro volontà di favorire, come hanno dimostrato oggi, diciamo, l'innovazione e la ricerca. Cioè, tutto questo dinamismo l'abbiamo toccato con mano, quindi è credibile, veramente è tangibile. L'altra cosa che posso dire è che devo dire, la cosa che abbiamo apprezzato quando ci siamo interfacciati anche con loro è questo approccio che hanno globale di poter vedere a tutto tondo, non soltanto quindi l'aspetto economico, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto della sostenibilità. Hanno chiaramente consapevoli che nel passato sono stati fatti, diciamo, anche degli errori, ma ora stanno cercando di recuperare proprio avendo questa visione globale, che devo dire è una cosa che avevamo apprezzato. Quindi mi sento di dare questa testimonianza, diciamo, proprio spassionata, sinceramente.
diciamo, confermare che mi fa piacere come CSMT di aver contribuito a creare questo collegamento e a offrire questa opportunità, perché anche da un punto di vista economico, da quello che abbiamo capito, sono indubbiamente delle cose interessanti, ecco, da prendere in assoluta, voglio dire, considerazione. Mi sentivo di dare questa, diciamo, questo contributo, ripeto, accalorato, ma appassionato proprio perché è cose che abbiamo toccato con mano e abbiamo visto. Grazie a tutti, grazie a Yanting, grazie appunto ai dirigenti della municipalità, riporta loro anche queste frasi, se puoi. Benissimo, ringrazio anche io tutti, grazie a tutti i partecipanti, alla municipalità, a Yanting, a Riccardo per il suo intervento e a tutti quelli che sono intervenuti. Io rimango a disposizione e mi metto anche il numero di telefono nella chat, se avete bisogno di informazioni ulteriori chiamatemi e poi io penserò a coordinare, diciamo, le varie attività. Grazie. Anche la parte cinese. Grazie. Sergio Sefri, grazie alla vostra presenza e si augura che questo webinar, questa conference possa avvenire anche in modo abbastanza frequente, no? Ecco, quindi nel prossimo futuro. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao. Ciao.